Che il fenomeno WikiLeaks diventasse presto un film era prevedibile, forse persino doveroso. Hollywood infatti ha sempre fictionalizzato e riletto gli snodi decisivi della storia americana, spesso fornendone una sua versione con i fatti ancora in itinere, prima che la storia potesse compiutamente esprimersi su di essi. Un uomo difficilmente sarà se... Che il cinema raccontasse la creatura di Julian Assange, che la raccontasse quando il suo impatto culturale fosse ben lungi dall'essersi esaurito, era quindi un evento scontato. Meno semplice era produrre un'opera che mostrasse equilibrio nell'affrontare il complesso materiale di partenza. Il Quinto Potere non è riuscito fino in fondo a raggiungere questo obiettivo, malgrado le indubbie ragioni di interesse dietro la narrazione per immagini della creatura di Assange e la convincente caratterizzazione del suo demiurgo ad opera di Benedict Cumberbatch. Documenti militari. Ci stanno addosso, dobbiamo pubblicare ora. Questa è la più grossa diffusione di notizie riservate della storia. Non ogni cosa tuttavia è da buttare in questa sorta di political biopic su un personaggio di primo piano di inizio secolo. La costante presenza in scena di Cumberbatch riesce ad animare e a dare consistenza a quei dialoghi in cui si confrontano, oltre che visioni del mondo diverse, anche modelli di giornalismo e modi di intendere la missione di informare radicalmente differenti. Dobbiamo annientare quella gente. Sta mentendo, il Times mente. Se volete la verità, dovrete cercarvela da soli.